Mi chiedo spesso che profumo ha l'amore, se è soltanto una poesia detta a parole, se è quel viaggio che per noi però non parte mai, ora che dentro il mio pensiero dove... Si apre a se stesso ed al grande pubblico grazie alla musica. Andrea Cellottini, in arte Andres, 18 anni, tutti vissuti con la melodia di un pianoforte in sottofondo, accompagnata dalle parole che gli permettevano di esprimere le proprie emozioni come in nessun altro modo riusciva a fare. È con una canzone che trasferisce su quelle note la sua visione della vita che Andres si presenta al pubblico. Voglio viverla così, disponibile dal 15 dicembre su Spotify, Amazon Music, Shazam e tutte le piattaforme digitali. Allora, la canzone è basata principalmente sul tema della vita, sul prendere la vita un po' così come ci si presenta, di cogliere ogni piccolo particolare, di vivere ogni emozione. È più un'autoriflessione, cosa che io non ho mai fatto. Quindi è un aprirmi a me stesso, tutto basato su una nota molto importante che è l'amore, compagno di viaggio comunque della vita, che secondo me va molto valorizzato, dove con semplici parole riporto delle mie esperienze sentimentali, magari neanche vissute, ma più immaginate, perché per me l'immaginazione è la cosa più bella che si possa sfruttare. Distanti, se stanotte starò sveglio mentre dormirai, mentre fuori il cielo piange, tu sorridi. Sono sempre stata una persona che ogni volta che avevo delle situazioni cercavo sempre di cambiare, sempre di trovare un'altra soluzione, un altro punto di vista, e secondo me dopo un po' diventa sbagliato, perché penso che appunto come si presenta sta a noi apprezzarla e darle un senso, quindi è tutto merito nostro, secondo me, se la vita va in un modo o se va in un altro, non c'è una prospettiva giusta, dipende tutto da noi secondo me, quindi voglio viverla così viene proprio dal senso, io la vivo com'è e sono contento di viverla così. Perché la vita va così e voglio viverla così, e basta poco per perdersi, ma tanto poco per prendersi. Suonata e composta interamente da lui stesso, la canzone è legata al mare, lo sfondo utilizzato per il video del singolo, che in tutta la sua semplicità sa essere ribelle e calmo allo stesso tempo, dice Andres, un po' come la vita. Il video l'abbiamo realizzato al ristorante Levante, che grazie al titolare Mirko, che ringrazio tantissimo, appunto, molto disponibile, con la direzione artistica della Maria Flora Giammarioli. Ma l'idea del video è molto semplice, è basata sulla semplicità, anche perché penso che delle grandi sceneggiature non servano, basta poco per emozionare una persona, per arrivare al cuore di una persona. È stato un doppio senso, diciamo, anche il mare mi ha sempre affascinato perché è più una metafora per la vita, che sa essere ribelle e calmo allo stesso tempo, mentre il pianoforte, mio compagno di viaggio ormai di una vita, non poteva mancare. Da sempre affascinato dalla musica e dal mondo immenso che essa nasconde, tutto da scoprire, Andres si innamora del pianoforte ad 8 anni e da quel momento lo strumento diventerà il suo modo per esprimere le proprie emozioni, lo spartito su cui trasferire i suoi sentimenti. Da piccolo parlavo poco, sono sempre stata una persona molto chiusa in se stessa, e scrivevo molto, però ero molto bravo nella scrittura, soprattutto nel descrivermi dietro un testo, cioè quello che io non riuscivo a dire veniva trasmesso nel testo della canzone. Sentivo che mancava ancora qualche marcia in più e così decisi di affrontare il percorso del canto. Infatti cambiai anche diverse scuole, feci diversi concorsi tra cui Milano, Torino, Roma, Bologna, e in alcuni di essi, ovviamente, essendo all'inizio, ci furono anche delle sconfitte, diciamo, ma penso che la sconfitta aiuti molto, e quindi l'ho presi ogni volta come una nuova partenza, e tutto il lavoro fatto fino adesso lo trasmetterò in questo singolo di cui sono molto orgoglioso. È una bella rivincita con me stesso, io penso che la vittoria più importante sia quella con se stessi, appunto, io penso che di aver vinto, quindi sono felice.